Grida al Signore e ti aiuterà. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Questa nuova settimana sarà benedetta perché noi fin dal mattino di oggi, lunedì, abbiamo deciso di affidare, consegnare al Signore la nostra vita, ascoltando e mettendo in pratica la Sua parola. Accogliamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 18, dal 35 al 43. Mentre Gesù si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli annunciarono: «Passa Gesù, il Nazareno!» Allora gridò dicendo: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Quando fu vicino, gli domandò: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» Egli rispose: «Signore, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato!» Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. Amen. Cari amici, oggi, Luca 18, troviamo questo episodio bellissimo. Quando Gesù si avvicina a Gerico e un cieco, seduto lungo la strada a mendicare, sente che passa Gesù, il Nazareno. Sente udire la sua presenza, sente che la gente si muove, accorre a lui perché è un guaritore, è un liberatore, è una persona speciale. E questo cieco che ha vissuto tutta la propria vita nelle tenebre, senza vedere la luce e il mondo che lo circonda, sente che c'è una speranza. Forse ho un'occasione di vederci ancora, di iniziare a vedere, di scoprire la mia vita attraverso questo Gesù di Nazareth, e grida professando la propria fiducia in un cambiamento di vita. Gesù, in ebraico Yeshua, figlio di Davide, una proclamazione fortemente cristocentrica e messianica, perché l'unto di Dio era il figlio di Davide, secondo la scrittura. Questo cieco a Gerico, in un luogo tra l'altro pagano, confessa la propria fede in questo Gesù. «Abbi pietà di me!» Quelli che camminavano davanti lo rimproveravano, dicendo: «Taci, stai zitto, cosa vuoi che faccia per te? Sei un disgraziato, non puoi fare niente, la tua vita è così come la vedi. O così come non la vedi, perché era cieco, non può cambiare la tua vita, rimani nelle tenebre». Quante volte noi abbiamo delle situazioni problematiche, vogliamo gridare a Dio, ma ci sono ostacoli. A volte persone, altre volte situazioni che mi impediscono di arrivare da Gesù, che mi impediscono di gridare a Lui, che mi dicono: «Taci!» Quanti scoraggiamenti, quanti pensieri negativi. E il diavolo c'entra molto, perché non vuole che tu vada da Cristo. Ti presenti davanti a Lui, perché sa che quando tu sei davanti a Lui, vieni guarito, vieni liberato. Allora accadono tanti di quei problemi proprio affinché tu non preghi, affinché tu non ti incontri con Lui. E quante volte diciamo: «Vabbè, allora non prego, allora non vado da Dio». Ma no, non ascoltare tutte queste voci, questi ostacoli. Scavalca gli ostacoli, anche se ancora ti senti cieco e non puoi vedere. Tanti ti rimproverano dicendo: «Perché credi in Dio? Perché hai fiducia in Lui? Perché ancora credi a queste cose? Non serve a nulla, è tempo perso». Ma egli gridava ancora più forte: «Io credo che tu sei il figlio di Davide, abbi pietà di me!» Fratelli e sorelle, non lasciamoci scoraggiare dalle circostanze, dalle situazioni o da persone che negano
non solo l'esistenza di Dio, ma che Dio ci ama, che Dio ci ha salvato già e che Dio ci può liberare. Quanto è importante gridare, andare avanti, anche se ciechi, figlio di Davide, Signore Gesù, liberami, vieni, oh Signore, guariscimi. Gesù si ferma, lo ascolta, lo fa portare davanti a sé e dice: che cosa vuoi che io faccia per te? Vedete, quante volte noi non comprendiamo la pedagogia di Dio. Gesù vuole che noi gridiamo, che noi andiamo verso di Lui, che noi scavalchiamo gli ostacoli per arrivare, per dirgli: io ti chiedo un favore grande, Signore, che io veda di nuovo. E il Signore te lo chiede oggi: cosa vuoi che io faccia per te? Che cosa gli rispondi? Qual è il tuo desiderio, fratelli e sorelle? Gesù gli disse: abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato. Che cos'è che ci salva, fratelli e sorelle? Gesù ci salva, ma noi dobbiamo porre la nostra fiducia in Lui. Come questo cieco, credere che quando io grido, quando io lo invoco, confido in Lui, Lui mi ascolta, mi risponde, mi libera e mi guarisce. Prega insieme a me in questo momento. Apri le tue mani e digli: grazie, Signore Gesù, per la mia vita. Io ti ringrazio per ogni problema, per ogni difficoltà, per ogni tenebra che ho sperimentato nella mia vita. Ma voglio oggi proclamare che tu sei la luce vera, quella che mi illumina, quella che illumina il mio cammino, la mia strada. Ti chiedo, Signore, affinché la tua luce possa guarirmi, indicarmi la via. Vieni, Signore Gesù, ho bisogno di te. Ho bisogno di essere liberato, guarito, e grido a te con tutto il mio cuore, la mente e le forze, perché ho fiducia che solo tu puoi risollevarmi, tirarmi fuori dalla fossa. Grazie, Signore Gesù. Io ti benedirò per sempre, perché tu mi hai liberato e interverrai ancora nella mia vita, nella mia casa, nella mia famiglia. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, oggi lo slogan è: grida al Signore e ti aiuterà. Grida a Lui e ti libererà. Grida a Dio e ti salverà concretamente e ti farà sperimentare in questa nuova settimana abbondanti e sovrabbondanti benedizioni. Grazie per avermi accolto, un caro saluto da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista Oasi di Biella. Ci vediamo domani. Ciao! Ascolta, parlami, Signore, ti ascolto.